E ci avviamo verso la dimora di Antonio. In questo Assassin's Creed 2, signori. Siamo all'incirca poco più di metà della storia, mettiamola così. È vero, adesso possediamo Palazzo della Seta. Visto? Ehi! Ma che avete? Fate attenzione con quello. L'ultimo imbecille che si comportava come voi è stato fatto a pezzi. Sospetto, per nulla, ok. Rosa, Chemical. Salute, bello mio, come ti va? Ti sono mancata, eh? No. Desolato, mia cara, ma non sono qui per divertirmi. Devo parlare con Antonio, è urgente. Antonio, c'è qui Ezio! Che poi non mi sa tanto di eterosessuale sta Rosa, a guardarla. Ezio, va tutto bene? Carlo Grimaldi e i Barbarigo tramano con un tale chiamato lo Spagnolo. Intendono uccidere il Doge e sostituirlo con uno dei loro uomini. Avranno in mano Venezia e con essa la sua intera flotta. E poi il criminale sarei io. Allora mi aiuterai? Sono al tuo fianco, fratello. Assieme a tutti i miei uomini. E donne. Grazie, amici. Ma, Ezio, devo avvertirti. Non sarà facile stavolta. Il Palazzo Ducale è l'edificio più sorvegliato di tutta Venezia. Roba da poppanti. È per questo che ci piaci, Ezio. Vieni, diamo un'occhiata. Studieremo un piano. Se la prima non va... Merda facendo del doge è terribile. Tuttavia una simile perfidia... Vieni qua, stronzo. Sai, quando ero un fanciullo, ci avevano insegnato che i nobili erano buoni e giusti, ma anch'io ci credevo. Mio padre era solo un ciabattino e mia madre una fantesca. Ma io aspiravo a essere molto di più. Studiai solo, con costanza. Ma la nobiltà mi ha chiuso le porte in faccia. Se non sei uno dei... Che si arrampica bene. Perciò ti chiedo, Ezio, chi sono i veri nobili di Venezia? Uomini come Carlo Grimaldi e Marco Barbarigo? No. Io ti dico che siamo noi. I ladri. Emilio Barbarigo e Silvio, giusto? Cercavamo di salvare. Credo di sì. I nobili ne hanno fatto il loro trastullo. Antonio, ce la puoi fare, eh? Sulle scale mi sono perso il corriere dei Borgia da uccidere e prendere tutto il gruzzoletto. Che palle. Ma cosa vuoi tu? A tutti i membri della nobile società veneziana! Tra una settimana si terrà... Ora, un po' troppa vita, eh? Prometto che quello ci rimane in onore. Per ordine del Doge, i piccioli non usati per rinvio... Corri, Anto, corri, 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 corri! Dobbiamo esaminare il palazzo attentamente, da ogni angolatura. Potremmo trovare un'entrata. So che c'è un campanile dietro il palazzo. Oppure potremmo provare a salire sul retro della basilica. Già fatto, già testato tutto. La porta frontale è fuori discussione? Va bene, saputello. Proveremo anche la porta frontale. State vicino. Credo ci sia da... Ah, ok, no, niente, scherzo. Dunque, che ne pensi? Non possiamo entrare così. Ci impiegheremmo troppo a superare le guardie e loro avrebbero il tempo di ammazzare i Doge. Seguitemi. C'è Leonardo, c'è Leonardo, c'è Leonardo. C'è Messer Leonardo per questo. Scappiamo
scalina e su. Lungo. Ten years later. Dai, ma ancora lì! Frate, su! Alleluia. Ma guardala. Marcieri dappertutto. E le mura sono impossibili da scalare da questa parte. Dietro di me. Fa anche lui il balzo della fede? No. Scende a piedi. Ah. Che irritanza. Corri, Antonio. È bambolato. Faccio 10 metri e poi mi tocca fermarmi. 10 metri e stop. 10 metri e stop. Manco nei semafori di Roma. No, budello di tuma bastarda. Quella cagna in calore. I bug. Anton, non scendere. Ti prego. Attenzione. In seguito ai recenti eventi verificatisi durante la festa in San Polo, San Polo non si può sentire, che poi sicuramente è un quartiere di Venezia, ma non si può sentire. Ma era per terra, vaffanculo! Ma vaffanculo! Dai, che palle! Che fortuna. Pare che da quell'impalcatura si possa salire agevolmente sul tetto della basilica. Ma c'eravamo adesso? Ma c'eravamo adesso? No. Vabbè, fai come ti pare allora. Ezio, guarda! Non è lui quello! Grimaldi! Non capite cosa vi sto offrendo, signore! Datemi ascolto, di grazia, o sarà la vostra ultima occasione. Come osate? Perdonate, chiedo venia. Non intendevo offendervi, solo mi preme la vostra... Mi sa di furbissimo sto Grimaldi. Non c'è modo di passare la cancellata e ci sono guardie ovunque. Diavolo! Si va. È impossibile. Teletrasportati di là, va bene. Bisognerebbe essere un uccello per entrare. Già, un uccello. E adesso dove vai? A trovare il mio amico Leonardo. Più 3000. E anche se la prima non va, in realtà se ne va.